Allora, molti degli italiani dicono, no? Ma non c'è più quell'italiano che compra le cose made in Italy, per forza quelle italiane, perché quelle robe svedesi fanno schifo, o quelle cose tedesche non ci piacciono, o roba cinese, giapponese esplode. Io vi lascio un piccolo grafico, okay, che ho trovato su Facebook qui. In questo momento, dove se leggete bene potrete capire una cosa, potrete capire veramente una cosa molto importante, ma veramente veramente importante, raga. Perché diciamo, c'è chi si lamenta che in Italia non c'è lavoro. Ci sta. Ma perché non c'è lavoro? Cioè, a me viene solo da incazzarmi perché come cazzo fai a trovare lavoro in Italia se porca troia sposta tutto? Eh? Il made in Italy non esiste più. Formaggi italiani fatti all'estero, in Francia. E vabbè. Macchine italiane, a parte la Maserati che sta a Torino, non so perché ci ha lavorato mia zia, sta tutto all'estero, come la Lamborghini. Cioè, io boh. Poi ti dicono, ma il Made in Italy, Made in Italy è un bar di coglioni perché qua non ci sta più niente. Io non lo so. Cioè, cazzo, la Fiat sta sparsa per il mondo, in Italia ci sta aperte sì e no due stabilimenti che stanno per chiudere. Cioè, è brutto perché ve lo sta di uno che c'ha 20 anni, eh. È brutta la cosa. Se ve lo stesse dicendo uno di 60-70 anni, anche di 50 anni, ci poteva anche stare come discorso. Ma porca puttana, ve lo sta a fare uno di 20 anni, ma. Ci sta da vergognarsi. Cioè, ci sta solo da vergognarsi, raga. No, non ho proprio parole in bocca per descrivere la situazione in cui stiamo. Non ce l'ho, non ce l'ho perché è critica la situazione. Vi voglio fare un esempio pratico, semplice, veloce. La Germania ha lo stabilimento della Volkswagen, come molti stabilimenti delle macchine tedesche, ok? La Volkswagen sta a Wolfsburg. Porca di una troia, tre quarti della città lavora in quella cazzo di fabbrica e sta a Wolfsburg. Allora perché quando noi mettiamo una cazzo di fabbrica per di... Che ne so, per dire... a Roma, no? Dopo 2 anni, siccome c'è il boom economico in Francia, a Parigi la spostiamo a Parigi. E gli italiani, i lavoratori che stanno qua, che cazzo ne devono fare? Non ho parole veramente per questa cosa. Che poi sulla lista ci sono molti prodotti che non mi sarei mai aspettato di vedere all'estero. Cioè, un prodotto italianissimo. Lo vai a fare in Giappone? Eh? In Francia? Non è più un Made in Italy. Cioè, non c'è senso. Un conto come l'IKEA, ok? Che c'ha le sedi in c'ha i negozi in tutto il mondo, ma il legno, l'attrezzatura, quello che tu ti monti, le lampade che trovi, porca puttana, è tutto fatto in Svezia, però venduto in tutto il mondo. Quello ci sta. Ok? Però che tu mi porti, porca di una troia, che ne so, la macchina che c'ho io, che è una Fiat Cubo, stata fatta in Egitto. Ma porta lavoro in Italia, no? Con la Fiat, apri più fabbriche qua. No, no, è per pagare di meno operai, vanno all'estero. E noi ci attacchiamo al cazzo. Poi, no?
allungano la pensione in modo che noi giovani non lavoriamo e ci tacchiamo al cazzo. E lo stesso chi è che viene licenziato per le fabbriche si attacca al cazzo. Perché per andare in pensione deve aspettare 30 anni. Cioè, se vi sembra giusto questo, non lo so. Mi